Dove si finisce andando in là, dici? Là in fondo abbiamo detto c'è Genova, si vedono anche le montagne in fondo delle Alpi Marittime. E proseguendo, questa via tra le montagne dovremmo arrivare dalle parti di Praglia, soltanto che la strada è interrotta dalla frana. Ce n'è una frana lì, poi ne abbiamo un'altra più avanti e sarebbe una follia cercare di superare queste difficoltà, quindi ci conviene ritornare indietro. Monte Tobbio, eccolo là. E qui c'è il torrente in fondo, infossato. Che fare più di là? Qui si... Poi cosa c'è con la cucina, anche col sentiero che va? Qui c'è, di qua c'era Bosio, tutte queste robe qua. Non c'è nessun segnale. Quante calorie si perdono andando su di qua? Quante calorie si perdono andando su di qua? Ed eccoci, siamo quasi tornati al punto di partenza. Là ci sono le case contadine, una meraviglia, che come si incastrano perfettamente a livello naturale. Poi c'è sempre qualche cagata di cemento moderna che non può mancare lungo la strada. E di lì il Monte Tobbio. Cioè tu dici allora di proseguire fino a... Ma facciamo un pezzetto in macchina, si può andare anche a piedi, Facciamo un pezzetto in macchina. Sì, a sinistra, dici che c'è una cappella tipo buddista, una Madonna buddista. Vediamo un po'. Lì saliremo fin su, ok. Cioè non è il Monviso quello? Potrebbe essere Rosa Cervino. Perché c'è un monte conico dietro che il Monviso non ce l'ha. Comunque è diverso dal Monviso. L'arco alpino si intravede, ma c'è Voschia. Si vede bene la pianura padana. Gavi, il forte di Gavi.
Il gruppo del rosa, dice. E può darsi. Quindi a sinistra, cioè più a ovest, dovrebbe esserci il Monviso che si intravede. Ah, rimarrebbe comunque la montagna vista dall'altra parte.